sono Edo Bacci di Milan in FM 70s 80s e queste sono le voci della Golden Age delle radio private. In questa puntata sono in collegamento con una conduttrice che, dopo aver trasmesso in due importanti emittenti della Milano in FM, Nova Radio e, soprattutto, Radio Milano International, nel 1981 ha deciso di abbandonare la radiofonia per dedicarsi totalmente al mondo pubblicitario. Do il benvenuto a Lilli Guacci. Ciao Edo, come stai? Bene, grazie Lilli, grazie per aver accettato il mio invito. E come faccio sempre all'inizio di queste chiacchierate, ti chiedo di fare insieme a me un salto indietro nel tempo fino al marzo 1975. Iniziano le trasmissioni di Radio Milano International e quindi nasce la Milano in FM. Ecco, ti chiedo di fermarci proprio lì. Spiegaci come sei venuta a conoscenza della nascita delle radio libere o pirata, come meglio preferisci, e raccontaci anche i tuoi primi ricordi e quali sono state le tue prime emozioni da ascoltatrice? Allora, l'approccio con le radio libere o le radio private sono avvenute per me prima del 1975, nelle vacanze in Inghilterra, per cui si ascoltavano le radio che erano fuori dalle acque territoriali inglesi, sul canale della Manica. E poi assolutamente ben prima che nascessero le radio, Radio Lussemburgo, che si sentiva in AM durante la notte. Avevo degli amici che erano impallinati di musica esattamente come me, peraltro gente che è ancora in onda, con la quale sentivamo progressive rock, ed era comunque gente che ascoltava Radio Lussemburgo di notte. L'approccio invece con Radio Milano praticamente da subito, e parlo di Radio Milano perché la radio pirata per eccellenza a Milano era lei. Io abito a Milano, per cui è partita molto velocemente la viralizzazione dell'ascolto di Radio Milano. Ne parlavamo a scuola perché avevo 15 anni, e poi andando avanti ci sono state poi le crescite dell'antagonista. La prima antagonista di Radio Milano è stata Radio Montestella su Milano, e poi piano piano si è andata in verticale decidendo a che tribù appartenere, perché nella realtà non ascoltavi le radio pirata, ascoltavi la tua radio e andavi in verticale. Poi 105 è arrivata dopo, però chi ascoltava Milano International non ascoltava 105 e viceversa, c'era Inter Milan, era esattamente la stessa cosa. I primi passi nel mondo della radio li muovi durante la tua villeggiatura in Liguria nell'estate 1977. Le tue prime parole ad un microfono sono state a Radio Genova International, mentre i tuoi primi programmi invece sono stati a Radio Camogli. Sì, è andata così, nel senso che ero in macchina con un pazzo sulla Serravalle e avevamo un amico in comune che si chiamava Fabio Bonini, che poi ha fatto lo speaker, è diventato un attore, eccetera. Radio Peter Flowers ha fatto anche. Radio Peter Flowers, certo. E passati i giovi, perché poi iniziavi a sentire le radio di Genova una volta che scavallavi sui giovi mentre scendevi su Genova, abbiamo cercato Radio Genova International, che era un po' la radio che si sentiva oltre a Babboleo nel momento in cui si era in vacanza in Liguria. Abbiamo sentito che c'era Fabio in onda, per cui presto fermiamoci all'autogrill, perché non c'erano i telefoni, col gettone abbiamo chiamato Fabio, il quale tipo a mezzanotte ci ha detto: ma venitemi a trovare, sono qua da solo. Arriviamo, Fabio ci dice: portate qualche birra, per cui all'autogrill compriamo anche le birre, iniziamo a chiacchierare e non mi ricordo più su che cosa, ma 98% poteva essere qualcosa di Selling by the Pound dei Genesis. Fabio inizia a parlare, chiede il nostro parere, io e la persona che era con me, ma soprattutto io, gli rispondo perché lo sapevo a memoria, e non mi accorgo che il microfono è aperto, per cui nella realtà succede che andiamo avanti a parlare così praticamente per tutta la notte, tant'è che la mattina dopo arrivò anche uno dei proprietari di Radio Genova International dicendo: ma hai voglia di trasmettere qua? Ma no, ma io sono in vacanza a Camogli, ma non è un casino, devo prendere il treno, non ho la patente, insomma tutto, avevo 17 anni. Però insomma la scimmia è un po' rimasta. Gli amici cari avevano aperto una radio a Camogli che si chiamava Radio Camogli, ovviamente, e per cui l'estate è volata via così, ed è rimasta addosso la voglia comunque di musica e di parlare di musica.
E dopo questo battesimo ligure, diciamo, parlavi di questa voglia che t'era rimasta, rientri a Milano da queste vacanze estive del 1977 e decidi che vuoi fare parte anche tu della Milano in FM. Quindi contatti Nova Radio. Sì, è stata, sì, sono tornata a Milano con due o tre cassette tra i denti, nel senso che ero stata incidentalmente registrata, neanche da me, e avevo la fortuna di abitare in Piazza Buonarroti, per cui non ho fatto nient'altro che ho proprio fatto una roba da superficialona, da persona che vabbè, 17 sei andata anni, dall'altra parte della strada. Sì, cioè io sono andata e mi sono attaccata al citofono, mi ha risposto una signora che era la segretaria di redazione, Ivana Quasian, che poi è diventata una grandissima amica, peraltro. Ho avuto la fortuna, perché c'era il direttore di Nova Radio che si chiamava Coacci, io mi chiamo Guacci di cognome, per cui anche solo per assonanza mi ha ricevuto. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e mi ha assegnato mezz'ora al giorno di un programma quasi vergognoso, perché si chiamava LSD, che andare in onda con una roba che si chiamava LSD a Nuova Radio fa la differenza. Che è la radio delle edizioni paoline, ricordiamoci. Era la radio delle edizioni paoline, ma era una cosa stranissima, non era Lucy in the Sky with Diamonds, ma voleva dire Lilly sognando dolcemente, e vorrei spararmi nel dirlo adesso. LSD era un'altra cosa. Invece no, è stata una cosa carina. Giuliano Coacci ha creduto in me e sono andata avanti due anni lì con grande, grande gratitudine per avermi accolto e per averci creduto. Io ero una pischella di 17 anni con una cassettina di una radio scrausa in mano. Nel settembre 1979 c'è il passaggio cruciale a Radio Milano International. Raccontaci com'è andata. Sai che, allora, ti sembrerà una cosa assurda, però mi ricordo poco. Mi ricordo di aver fatto il colloquio con Rino, mi ricordo di aver fatto con Rino Borra, mi ricordo di aver fatto il colloquio con Angelo Borra, e mi ricordo che mi era arrivata la telefonata da Jerry dicendo: ok, sei dentro, sei on board. E questo è, nel senso che ero stata messa, come tutte le spine quando si fa il militare, ero stata messa in un orario veramente scomodo, perché andavo in onda dalle 7 alle 9 del mattino, ed è rimasta più o meno la mia fascia. Controprogrammata a un Gianni Riso che era un leone, per cui io ero una specie di pantegana. Sì, infatti, che cercava... mi hai anticipato la domanda, perché in realtà io ti volevo proprio dire, sai, tu dici scomodo come orario, però c'era una controprogrammazione che, insomma, per un esordiente, no? Sì, no, ma sono qui, sparatemi, nel senso, fate una roba, abbattetemi subito, non datemi neanche le brutte notizie degli ascolti. Probabilmente mi ha salvato il fatto che, ribadisco, chi ascoltava Radio Milano International non ascoltava 105, per cui il ricordo del passaggio è un ricordo euforizzante, è un ricordo croccante, felice, molto orgogliosa, inorgoglita da questa cosa, è entrata in punta di piedi, perché comunque lì c'erano già dei mostri sacri. Pochi mesi dopo il tuo arrivo a RMI ci sono state tante iniziative promozionali per i festeggiamenti del quinto compleanno. Il disco Hello 101, il poster, la rivista. Cosa ricordi di quel 10 marzo 1980? Ricordo la festa, mi ricordo la torta, mi ricordo noi tutti a soffiare sulle candeline. Mi ricordo che quando ho sentito che mi ero stata immortalata come il Joe dalle Brande, quella povera pazza di Lilly, se la potessi sentire adesso, il senso di vergogna è identico a Lilly sognando dolcemente. Vista col senno di poi, è veramente il coraggio dell'innocente, dell'inconsapevole, di quello che si butta e va. Per cui di quel compleanno mi ricordo veramente la torta, le candeline, il piacere, l'orgoglio di essere i primi a compiere i 5 anni e molta, molta coesione, molta felicità. È anche un senso di fortuna, vista col senno di poi, nel senso che quello che si è fatto per i 5 anni della radio non si è fatto per i 10, non si è fatto per i 15, per i 20, e questa è la ragione per la quale, insomma, quel nucleo lì è ancora un nucleo storico, sì, identificato, certo, come la radio.
Mi dai un tuo ricordo di Dr. Vibes, il conduttore afroamericano che è rimasto per un annetto a Radio Milano International e che faceva appunto programmi in lingua inglese? Assolutamente sì. Vibes lavorava in una base NATO ed era venuto a lavorare a Radio Milano proprio perché aveva questa voce incredibile, poi perché ci piaceva avere l'americano, voglio dire, era assolutamente in linea con quella che era il profilo che la radio aveva. Arrivava il venerdì International, in fin dei conti, quindi super black, good vibe, R&B, insomma, aveva questa cosa morbida, tonda, l'inglese, anzi l'americano, portava anche qualcosa che sentivano in base NATO, che magari da noi non era ancora arrivata attraverso i dischi di importazione che compravamo. Faceva molto ridere perché arrivava il venerdì sera, si fermava in radio il sabato e la domenica, ripartiva la domenica notte o lunedì mattina, e c'era Angelo, che può sembrare una battuta razzista ma non lo è assolutamente, che siccome questo qua non aveva i soldi per prendersi un albergo, dormiva sul divano della radio, e c'era regolarmente Angelo che gli diceva: mi tingi il divano. Per cui, amico, mi stai tingendo il divano, questo era. Era adottato da tutti, molto simpatico, molto, molto piacevole e sorridente. Ha fatto una brutta fine. Quindi mi confermi che è scomparso? È scomparso, credo che si sia preso una pallottola durante una rapina, se non ho, se non, se, e comunque su un fatto di sangue della quale lui era assolutamente estraneo, peraltro, per cui vittima innocente, di fuoco non amico. Però molto piacevole e niente. E lui se non trasmetteva, dormiva. Questa era la cosa, tingendo il divano. Durante l'estate 1981, Leopardo decide di lasciare Radio Milano International per passare a 105, che si stava preparando per diventare rete nazionale. Come l'avete vissuta questa cosa voi all'interno? Ma in modo scioccante, nel senso che allora c'era una parte razionale e una parte emotiva. La parte razionale condivideva, poteva capire, quantomeno farsene una ragione, diciamo così, su quello che stava succedendo, perché i progetti che Alberto Azzan aveva nei confronti e la visione che Alberto Azzan era riuscito ad avere e a mettere a terra per la sua radio non era presente a Radio Milano. C'era più passione, più spinta, più amicizia, più avanguardia sicuramente a Radio Milano. A 105 le cose erano molto più cattedratiche e processate, c'era già un approccio più industriale. Alberto Azzan è riuscito a prendere il vissuto di Angelo e Rino Borra e a industrializzarlo, per cui esisteva un progetto industriale, esisteva una visione, e Leo era pronto da un determinato punto di vista razionalmente a fare il salto, da una parte. Dall'altra la pancia era disperata, sventrata, persa, nel senso che c'è stato veramente un momento di grande sbandamento emotivo. Leo era una persona totalizzante quando andava in onda, aveva una capacità di personalizzare il tempo che viveva in modo assolutamente formidabile. La radio però, e questo è stato il grandissimo pregio di Angelo Borra, la radio dava la possibilità di essere, diciamo, se stessi. Si poteva andare in onda facendo quello che si voleva nel tempo a disposizione, per cui abbiamo tutti guardato Leo come una persona che forse stava correndo il rischio di perdere la propria identità, finendo in una radio che invece, ribadisco, era molto più industrializzata rispetto a noi. Ecco, ma tra l'altro per molti ascoltatori di Milano International questo passaggio di Leo è stato vissuto come una sorta di tradimento, perché le radio all'epoca, ricordiamo, appassionavano come le squadre di calcio. Lo avete vissuto un po' come un tradimento anche voi?
Beh sì, perché andava dall'altra parte, poi nella realtà andava dall'altra parte della piazza, perché 105 era dall'altra parte, erano viaturati loro all'epoca, e sì, la pancia assolutamente si è sentita tradita, la parte razionale invece, ribadisco, ha capito e poi non potevamo che farcene una ragione, punto. Arriviamo al settembre 1981 e a questo punto tu decidi di lasciare Radio Milano International, in questo caso non per passare ad un'altra emittente, ma per cambiare vita lavorativa. Decidi infatti di entrare nel mondo pubblicitario e questa scelta non permette di tenere, diciamo, il piede in due scarpe. Perché hai preso questa decisione? Perché prima o poi uno deve diventare grande, capire anche nella realtà. Allora, la radio è stato un momento fantastico di crescita, di enorme divertimento. Poi voglio dire, non sottovalutiamo che cosa voleva dire avere 20 anni negli anni 80, cioè vivevamo delle stagioni con solo curve in salita, con solo ascese, con solo tramonti rosei, però nella realtà c'era una linea di demarcazione. Cioè io ho avuto questo grosso problema, che sono stata veramente seria troppo nella vita, probabilmente. Cioè, mi sono divertita a morire, però ho iniziato a interrogarmi su quello che poteva essere in futuro. Allora, o c'era il salto in video come naturale sviluppo, oppure rischiavi di sclerotizzarti. Io volevo crescere, avevo 21 anni, per cui mi sono interrogata su quello che poteva essere il futuro. Mi è sempre piaciuto molto il cinema, mi è sempre piaciuta molto la comunicazione, la pubblicità era quella sintesi tra leggerezza degli anni 80, saturazione di colore e vicinanza al mondo del cinema, perché se fai pubblicità fai anche molto set, giri, fai shooting, per cui era assolutamente una calamita calamitosa che non poteva non essere presa e vissuta. Ho avuto la fortuna di partecipare a un bando del Fondo Sociale delle Comunità Europee per l'occupazione giovanile, per entrare a lavorare in pubblicità in Italia, a Milano. Milano era la capitale della radio da una parte, ma anche la capitale della pubblicità dall'altra. 60 posti, 1200 concorrenti, sono arrivata seconda, avevo un punteggio altissimo, Accidenti. per cui non potevo dire di no, anzi, ho voluto assolutamente farlo. E caratterialmente, proprio per questo enorme problema della serietà, ho sempre teso a lavorare sulle carriere in silos, per cui se stavo facendo una cosa, cioè non potevo prendere e fare l'idiota in radio al mattino e pretendere di entrare in riunione alle 11 ed essere presa seriamente da una multinazionale dall'altra parte. Dovevo necessariamente, volendomela giocare come consulente, dovevo necessariamente essere in tailleur e non far cazzate tra le 7 e le 9 del mattino. E quindi da quel momento tu appendi la cuffia al chiodo per quanto riguarda la radio, ma so che per un po' di tempo hai comunque fatto la speaker pubblicitaria, hai continuato. Sì, perché comunque in ogni caso ho iniziato come una junior, per cui in quel periodo stavo finendo l'università da una parte, ho iniziato a lavorare in formazione in borsa di studio in agenzia dall'altra. Ho questo brutto vizio che prima o poi per stare in piedi uno deve mangiare, per andare a fare la spesa hai bisogno comunque di pagarti la spesa e le bollette, le cose, perché ho già da sola, per cui sono andata avanti a doppiare e a fare soprattutto pubblicità. Complice anche il fatto che attraverso Radio Milano International avevo conosciuto Ugo Gatti, che era il presidente di una grossa agenzia di pubblicità, nella quale anni dopo sono anche andata a lavorare, che mi aveva preso come voce per un paio di programmi. Uno era Chimi il Mondo Giovane, che faceva anche Beppe Fara, e dall'altra parte Libera e Bella, perché era quello che poi è diventato credo Head and Shoulders, forse, non lo so. E comunque era dello stesso gruppo di Head and Shoulders, ed era un'ottima base di reddito per poter poi crescere anche in pubblicità. E lì sì che si riusciva a gestire bene sia il tempo da una parte che anche la credibilità dall'altra.
siamo quasi in conclusione, Lilli, e quindi è arrivato il momento della tua top 5, i 5 brani che più ti è piaciuto trasmettere nel periodo 70s-80s e che più ti ricordano la radio. Allora, primo fra tutti, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, perché è stato il primo e l'ultimo disco che ho messo a Radio Milano. Nel senso che il primo disco io ho iniziato con l'urlo e sono andata in onda ed è stato veramente quello che io chiamo il tremaculo, nel senso che è stata proprio la roba che ti fa sembrare la rocca di Gibilterra perché sei solida ma con la metro che ti passa sotto perché stai comunque tremando. E proprio per compiere e chiudere il cerchio l'ho messo come ultimo disco in onda, quando poi ho salutato e mi sono appoggiato le cuffie sul Semprini e me ne sono andata. Allora, numero due, un disco che forse qualcuno si ricorda, che è Donné pour Donné di Elton John e Franz Gall, ma perché era stato un disco da compromesso storico. C'è stato un momento in cui eravamo molto amici con Max Merengoni e ci prendevamo molto in giro. Lui era in onda al mattino, c'è stato un momento nel quale abbiamo avuto più o meno gli stessi orari e c'è stata una mattina in cui abbiamo deciso che dovevamo fare un compromesso storico e che dovevamo tirare scemi i milanesi, non eravamo ancora in nazionale, e mettere in dubbio su che radio si stava ascoltando. Per cui abbiamo fatto partire Donné pour Donné in contemporanea a 105 e a Radio Milano International al telefono dicendo parti adesso. E ci eravamo beccati due cazziatori pazzeschi, da Gianluì da una parte e Borra io dall'altra, perché insomma sembrava un po', ma era uno scherzo di una bonarietà e di una innocenza e anche di un infantilismo senza uguali. Però seconda cosa, Donné pour Donné, e poi Elton John che parla in francese, era una cosa che mi attirava tantissimo. La terza, Claire di Gilbert O'Sullivan, che però era precedente rispetto a quegli anni, però è legata a un ricordo vivissimo che ho di Leo, ed era giusto nell'estate dell'81. Leo non girava mai per radio al mattino perché finiva di registrare il Soul Train la notte, tardissimo, eccetera. Non so come mai quella mattina girava per radio. Io ero in onda e avevo mandato in onda Gilbert O'Sullivan, e alla fine di Claire c'è la figlia, che credo che però fosse la nipote, forse, che fa un sorriso, e io ero entrata in onda facendomi la regia da sola, avevo fatto una specie di piccolo miracolo, ed ero entrata con la voce esattamente sullo stesso accordo della voce di Claire, e poi avevo fatto non so che virtuosismo, però era una roba che pare che fosse venuta molto bene. Ero molto felice quella mattina, mi sentivo molto leggera, e Leo aveva sgranato gli occhi perché avevamo la sala dei dischi e con un vetro che dava su una regia, con un vetro che dava poi su dove andavamo in onda loro, e ho visto lui che aveva fatto un saltone e poi era entrato in studio da me, mi aveva abbracciato dicendo: hai fatto una cosa pazzesca, sei diventata bravissima. E io ho avuto un momento di pura felicità, è stato proprio un momento che ricordo con un piacere enorme, per cui Claire è legata a quell'attimo. Gran bel ricordo, ne mancano due quindi. Ne mancano due, allora la quarta è Street Life nella extended version dei Crusaders, perché durava 17 minuti e quando ero stravolta perché magari avevo fatto una nottata, era un disco che mettevo al mattino. Lo mettevo su e siccome ero in radio da sola, prendevo l'ascensore e andavo da Ricci, che era il bar che avevamo sotto Radio Milano, a prendere il caffè, e con 17 minuti ce la facevo alla grandissima. No, il problema è stato che una mattina è saltata la pubblica. Si è saltata, infatti, immaginavo. Per cui quello che è successo è che da Ricci, dove ascoltavano sempre Radio Milano, a un certo punto mi hanno guardato con gli occhi sbarrati, io ho sbarrato gli occhi, ho ripreso l'ascensore e sono salita. Però Street Life era assolutamente la pausa caffè quando non ce la facevi più. Quinta ed ultima, Devotion, dell'album doppio Gratitude degli Earth, Wind and Fire, perché ha un attacco live che andavo a cercare nel momento in cui avevo i cali di energia. Lui ha proprio lui il brano intendo, ha un attacco che
è esplosivo, è coinvolgente, non riesce a stare fermo, per cui Devotion dall'album bianco doppio dal vivo che è del 75 degli Earth, Wind & Fire. Siamo arrivati al termine di questa bella chiacchierata con Lilli Guacci, che ringrazio tantissimo per aver accettato il mio invito. E quindi Lilli, a questo punto arriva il momento dei saluti. Lascio a te l'onore e l'onere di chiudere questo collegamento, a te il microfono e grazie ancora per aver partecipato. Questo è l'imbarazzo vero, lasciare qualcuno... Allora, è stato assolutamente un piacere... ripercorrere dei momenti che si erano un po' stratificati come una mille foglie rispetto a tutte le altre vite che sono arrivate dopo. Quello però è stato veramente un buon momento, per cui grazie a te per la memoria, per il piacere del ricordo che abbiamo avuto oggi insieme.